nostro documento che noi non siamo del partito preso né a favore né contrario al Terzo Valico, e spiegherò il motivo. Non è una discussione che sulle grandi infrastrutture deve coinvolgere soltanto il Terzo Valico. In questo paese dobbiamo renderci conto di una cosa: di infrastrutture, di servizi, la collega Concetta la citava poco fa, ce ne sono tantissimi. Il problema è che qua bisogna dare una svolta in questo paese, che se le cose sono utili e necessarie vanno fatte, ma con certi criteri. Il collega Vignoli prima parlava della sfiducia che il cittadino ha nelle istituzioni, nei politici, nei partiti. Questo purtroppo è anche dovuto al fatto della confusione e di tutto quello che in questi anni abbiamo avuto come scenario, no? Basta citare soltanto la Salerno Reggio Calabria, che penso che sia il fiore all'occhiello negativo dell'Italia. Quindi noi, e vado a sintetizzare, siamo per fare questo discorso: se l'opera è necessaria, è utile, ma entra in un contesto nazionale e anche europeo, e quindi sia ben preciso cosa si vuole fare, perché la mozione degli amici e compagni di Unità per Novi, alcune cose sono condivisibili. Quando si parla di fare 53 chilometri, vabbè, facciamo 53 chilometri e poi abbiamo la certezza che l'opera viene finita, che possa servire? Cioè, siamo assolutamente a dire no alle cattedrali nel deserto. Quindi, il discorso poi ambientale, dei fondi, chi paga, i tempi, i problemi che già citavano i colleghi prima del territorio del Basso Pieve, ma di Novi stessa, che avrà sicuramente ricadute anche positive, ma soprattutto negative nei primi tempi, dovranno essere sicuramente affrontati. È per questo che noi chiediamo che venga fatta diciamo un impegno sulle gare, sulle evitare le infiltrazioni mafiose, perché le grandi opere sappiamo come sono. Dopodiché dobbiamo ovviamente impegnarci come Consiglio Comunale a far sì che queste cose possano essere fatte nella legalità e nella democrazia. E noi stiamo parlando, ma velatamente diciamo, di questa benedetta legge obiettivo del 2001 che praticamente ha messo un po' i piedi in testa ai comuni, e lo diamo mai un po' per scontato. Però se anche qui votassimo una delibera, una mozione, tutto il Consiglio, fermeremo una legge nazionale? Mi sembra proprio di no. E allora diciamo che ben venga il lavoro che questa amministrazione con lungimiranza ha fatto già nel 2005, e oggi, grazie alla discussione che, e qui mi associo ai colleghi che hanno parlato prima, ringraziamo anche gli amici e compagni di Unità per Novi che hanno sollevato questo problema in Consiglio, deve continuare quell'attenzione che l'amministrazione di Novi ha avuto già nel 2005 e che tuttora sta portando avanti, cosa che purtroppo i comuni, altri comuni non hanno avuto, e oggi, giustamente come dicevano i colleghi prima, devono starsene zitti e subire passivi. Poi vorrei sottolineare una cosa: un conto è essere il cittadino che giustamente protesta, vuole informazione, e purtroppo in questo paese l'informazione ce n'è pochissima, perché l'informazione sono più i gossip che le notizie concrete, e chiede informazione, ed è giusto che se non la fanno gli altri il comune, come già ci aveva pronunciato il sindaco in altre sedute, apra uno sportello e dia informazione a tutti, anche al singolo cittadino, anche se il singolo cittadino, come diceva Malfettani, è debole, però è un suo diritto essere informato di quello che succede. Ma dobbiamo garantire soprattutto la legalità e la democrazia e il rispetto di tutti quelli che sono gli interessi dei nostri cittadini. Il progresso, e dirò una battuta, non lo si può fermare, lo si deve gestire, e noi siamo responsabili di gestirlo, perché noi quello che oggi possiamo fare è gestire quello che ci capita sulla testa, perché purtroppo, ripeto, quella legge obiettivo ha tagliato la democrazia ai comuni. Concludo dicendo sulla mozione, alcuni passi sono condivisibili. Ovviamente non è condivisibile il dispositivo. Il Consiglio, l'ho detto già prima, né con una mozione né con una delibera può fermare una legge nazionale.
quindi non possiamo fare della demagogia e non possiamo neanche prendere in giro i cittadini, perché i cittadini vanno rispettati. Dobbiamo, noi siamo amministratori, non siamo liberi cittadini, abbiamo un impegno e una responsabilità verso la città e questa siamo chiamati tutti quanti a doverla rispettare nel modo migliore. Per questo io annuncio che il mio voto sarà di astensione, perché non voglio essere citato né come non TAV e né tantomeno come SITAV, perché il problema va oltre. Grazie. Grazie consigliere.